Ha facoltà di intervenire il senatore Consiglio, prego. Grazie Presidente. La Lega non è nuova a votazioni contrarie su questo argomento e la nostra storia conta dei voti contrari, perché agli atti c'è il nostro voto contrario nel 2012 alla famigerata legge Fornero, voto contro nel 2013 con Letta, quando il criterio dei compensi sostitutivi dei settori, quando i compensi venivano calcolati in un altro modo, quando si cancellò la natura meramente occasionale e si estese l'utilizzo dei voucher a tutti i settori produttivi. E voto contro il Jobs Act, quando si aumentò la possibilità di utilizzo dei voucher fino a 7.000 euro, disposizione che ha portato ad un abuso, come è stato già più volte detto, e poi alla richiesta da parte della componente sindacale del referendum. Abusi dei voucher nel 2012, il loro utilizzo è stato liberalizzato, chiunque poteva essere pagato tramite voucher ed ogni tipo di impresa poteva acquistarli per remunerare i propri lavoratori. Il problema è che questo sistema così flessibile ha permesso una serie di abusi, per esempio alcune imprese invece di assumere dipendenti si affidavano a una serie di lavoratori pagati con voucher che si alternavano ai macchinari che normalmente avrebbero dovuto utilizzare un unico operaio con un contratto regolare. Secondo il nostro gruppo, il governo ha agito in fretta scrivendo un decreto in modo a dir poco approssimativo. L'intervento abrogativo appare frettoloso e poco accurato, e difficilmente un chiarimento ministeriale che non ha forza di legge potrà ad esempio rendere applicabili le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni degli obblighi procedurali previsti dalla normativa sui voucher. Non era l'istituto del voucher da cancellare, ma l'abuso che si è fatto. Questo decreto legge ha creato un allarme imprenditoriale enorme, tanto che molte associazioni di categoria hanno lamentato che molti associati, anche se hanno acquistato parecchi voucher, quindi utilizzabili fino alla fine di quest'anno, non si sentono pienamente tutelati per il modo in cui è stato normato il periodo transitorio, appunto. L'unica ragione per cui il governo abbia voluto disfarsene totalmente è certamente per voler conservare il capitale politico per battaglie di maggiori entità. E su questo faremo un passaggio dopo. Per mesi si è parlato della crescita esponenziale dei voucher, della conseguente necessità di intervenire legislativamente per riportare lo strumento dei buoni lavoro alla cornice normativa e allo spirito con cui era stato introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma Biagi, ovvero facilitare taluni settori al ricorso a manodopera occasionale e al contempo regolarizzare le prestazioni temporanee e accessorie fino ad allora attività sommerse. I voucher erano uno strumento contrattuale indispensabile per il settore turistico, grandi lamentele dagli addetti ai lavori, alberghiero, per quello ricettivo, per l'agricoltura, qui addirittura la situazione è drammatica, e soprattutto per le famiglie che necessitano di supporto per accudire i propri figli o i propri familiari anziani o ammalati. È stato l'ampliamento sconsiderato che progressivamente negli anni, fino alla riforma contenuta nella legge 92 del 2012, cosiddetta riforma Fornero, che di danno ne ha fatto parecchio in questo Paese, e poi nel decreto legislativo numero 81 del 2015, attuativo della riforma del Jobs Act, che ha permesso di fatto il ricorso al lavoro accessorio per qualsiasi tipologia di attività, contribuendo al loro uso distorto e al loro abuso. Ma nulla di tutto ciò ha pensato il governo, varando l'abrogazione tout court dei voucher. Non ha valutato le inevitabili conseguenze negative per le tante famiglie, i numerosi lavoratori e le svariate imprese per cui tale tipologia contrattuale rappresenta un fondamentale sistema di retribuzione. Non ha calcolato l'ineluttabile aumento del lavoro nero, non ha considerato
sebbene riconosciuto in passato dallo stesso Ministro del Lavoro, che l'impiego dei voucher doveva essere ridimensionato e non già eliminato. La preoccupazione unica e principale del Governo invece è stata quella di impedire l'indizione del referendum popolare a seguito del nulla osta della Corte Costituzionale dello scorso 11 gennaio. E così ha legiferato d'urgenza per la cancellazione totale dei voucher, in maniera talmente frettolosa da trascurare il vuoto normativo creato rispetto alla prevista proroga di utilizzo. Entro la fine di quest'anno, dai buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto 17/3/2017. Una improvvisazione che connota il decreto legge di diversi profili di incostituzionalità che abbiamo espresso con la nostra senatrice Stefani, che poi ne abbia votato l'Aula. La nostra proposta ed emendamenti sono finalizzate ad assicurare una cornice di legalità alle prestazioni di lavoro occasionale, ripristinando i voucher per settori specifici, come appunto il lavoro stagionale in agricoltura o l'assistenza domiciliare, e riaffermando le previgenti normative per il loro utilizzo fino al prossimo 31/12/2017. Siamo molto rammaricati, Presidente, sul fatto che nessuno dei tanti colleghi che sbandierano le proprie politica di contrasto a sommerso e di sostegno alle famiglie abbia puntato il dito contro il rischio di tale abrogazione, e mi riferisco chiaramente a quelli di maggioranza. Questo istituto ha avuto delle evoluzioni, si è passati da un lavoro spesso sfruttato pagato con i voucher a un lavoro sfruttato sì, ma in nero. Questa è l'evoluzione che il PD ha fatto fare, uno strumento che avendone allargato le maglie ha portato alla richiesta di referendum e che per paura di perderlo e di perdere consensi si è buttato via tutto con questo decreto. Da parte sua il Presidente Gentiloni a Cernobbio ha dichiarato: cancellando i voucher abbiamo deciso di evitare all'Italia mesi di scontro ideologico, ma risponderemo all'esigenza di una regolazione seria per il lavoro saltuario occasionale. Siamo già al lavoro su questo e lo faremo insieme. No, caro Presidente, lo farete ancora una volta da soli, come siete abituati a fare, come fate sempre. Dovete, ve ne fregate altamente del nostro parere e delle nostre indicazioni. A volte sono anche suggerimenti gratis di cui non sapete cosa farvene. Avete annullato tutto perché lo scontro ideologico vi avrebbe portato a una nuova Caporetto, una sconfitta che dalla battaglia di Caporetto si distingue solo ed esclusivamente per la data. Caporetto, 24 ottobre 1917. 4 dicembre 2016, altra data, sono passate alla storia tutte e due. Caporetto viene utilizzato come sinonimo di sconfitta disastrosa, la più grande disfatta militare dell'esercito italiano. Il 4 dicembre 2016 è sinonimo di sconfitta politica, sconfitta disastrosa del governo PD sulla riforma costituzionale. Passeranno entrambi alla storia. Dite di aver evitato una estenuante guerra di trincea, ci siano state forti pressioni da parte dell'ex Premier, che pure aveva difeso i voucher sino a poco tempo fa. E non abbiamo capito se Renzi ha voluto evitare una seconda sconfitta referendaria oppure una sonora scoppola al Congresso, visto che le due cose si sovrapporranno pericolosamente per lui. Un governo che con grande probabilità la scoppola l'avrebbe sicuramente presa al referendum. Ma cosa costava, Presidente, sedersi a un tavolo, modificare questo strumento? Cosa costava parlare con le parti sociali e opposizioni? Perché non è stata coinvolta Confindustria? Confindustria è stata coinvolta solo ed esclusivamente quando c'è stata la campagna referendaria sulla Costituzione, dove il Presidente si è stracciato le vesti per appoggiare il sì. Si perdeva forse la faccia, Presidente? Può essere. Certo che ora avete perso ben più della faccia, avete perso credibilità e affidabilità, proprio quello di cui il mondo del lavoro non ha sicuramente bisogno.
e volevo raccontare una storiella di una ragazza che lavora in un bar. Però in un bar, due secondi Presidente, in un bar, era disperata per la questione della cancellazione dei voucher. Lei adesso ha 22 anni, viene chiamata proprio il lavoro a chiamata, un disastro enorme per lei. Lei lavora 6 giorni alla settimana per 8 ore, i voucher era già una distorsione, adesso non ho più neanche quelli. E lei mi guardava e mi diceva: come pensi, caro senatore, che io possa mettere su famiglia con un sistema di questo tipo? A che, Presidente, a questa domanda io non ho saputo dare una risposta, perché avrei dovuto cominciare a fare un intervento di questo tipo come quello che ho fatto adesso, e alla ragazza sinceramente non me la sono sentita e l'ho risparmiata sotto questo aspetto. La ringrazio, Presidente, ho finito.